A tutti ragazzi, io sono Davids90. Oggi ci ritroviamo qui in un nuovo fantastico gameplay. Questa volta userò un altro programma, userò Action, che mi è stato consigliato dagli youtuber Aromix, che saluto tutti, Lefset, Drake, Samus Mesh 22 e The Storm Chaser. Ragazzi, un nuovo programma molto nuovo programma. Programma molto famoso per giocare, per fare video gameplay e tutorial o qualsivoglia cosa su schermo PC. Oggi ho il piacere di presentarvi un gioco che ha spopolato Romix ed è diventato abbastanza famoso. Dopo Crezzo 2 è stato creato Botte e Bamba 2. Andiamo a vedere di che cosa si tratta. Mamma mia, ragazzi, ecco. Schermo blu. Ragazzi, non è lo schermo blu del mio computer, vero? Ah, ecco. Con la cam, giochi penosi. È cannato e drogato. Ma cosa? La Mediaset. Ragazzi, questo me lo levano. Super Botte e Bamba 2 Turbo. Cosa vi ricorda questa canzone, ragazzi? Tartarughe ninja. Quattro tartarughe per difendere la terra come i ninja. Ninja. Vabbè, bando alle ciance, giochiamo. Attenzione, la super schermata sul Botte e Bamba 2 Turbo. Un medico in famiglia, stasera 1-21 Rai 1. Ho fatto proprio il lotto. Lotto Superenalotto Flash. Cosa succede? Non ho spinto niente, è andato in palla. Il televideo, ragazzi. Storia, avventure, super speed, sport, meta e viaggi, allenamenti oggi in TV, sottotitoli, scarica la suoneria di un posto al sole, no? Bene ragazzi, direi di giocare subito a questo gioco, proviamolo, l'ho visto a Romix, è qualcosa di fantastico. Pratica, voi è un arcade, un picchiaduro, Street Fighter, misto a Mortal Kombat, eccetera, eccetera, dove i personaggi principali sono le star delle TV italiane, i presentatori o qualsivoglia personaggio italiano famoso. Qua più che altro sono presentatori. Facciamo storia avventura, infatti guardate, abbiamo Marco Columbro con il suo Borghetti, Enrico Papi con la sua Sarabanda, Piero Angela di Super Quark, Luca Giurato, Buongiorno, poi abbiamo Pippo Baudo, Jerry Scotti, il Gabibbo, Dodob, non so per quale motivo sia fatto così, Barbara D'Urso in una... Ma che cazzo è? Sgarbi, Capra, Lenticchia, chi era, ragazzi? Aiutatemi, non me lo ricordo. Carlo Conti, versione samurai della Yakuza. Giletti che assomiglia a versione Steven Seagal. Costanzo Maurizio, non è possibile. Massimo Boldi. Berlusconator 800, non ci credo. Vabbè, Fiorello negli anni 90, quando ancora era una persona sana, credo. Maria De Filippi, vabbè ragazzi. Ma che buongiorno, versione Dracula. Oh mio Dio, ragazzi. Galeazzi con la panza fino al sedere, ragazzi. Bene, io direi di andare di Marco Columbro. Se so i pulsanti, anche. Non li so i pulsanti, ragazzi. Le grandi storie. Marco Columbro, allontanato dalla TV perché è considerato un personaggio scomodo, prosegue il suo declino lungo il viale del tramonto, costretto al barboneccio. Prendimenti in preda ai fulmini dell'alcol e ormai completamente rincoglionito, è stato visto girarsi rabbioso all'interno del parcheggio della Rai, tutto intento a prendere a calci le macchine dei dipendenti. Uscirà Marco ad abbandonare il suo alcolismo molesto e la sua indole irrissosa? E tornerà davvero ad essere l'idolo dei nostri nostalgici sogni infantili? O finirà gli ultimi giorni in galera? Ma che cazzo è? Ragazzi, questo gioco, cioè, lo dovrei censurare, però va bene così, dai. Ma che cazzo? No! La musica di Sarabanda. Ma che ma cosa dice? E buonasera ai Come si nostri fa, raga? dipendenti, Ma cosa, sonetico? Allora. No, ma che ca... No, ragazzi, sta facendo il culo. Come si mena? Ma cosa? Ma che c'entra Raimondo? Fermi, fermi. No! Ma cosa? No, ragazzi, devo riuscire a trovare i pulsanti. Allora. Ma no! Perché gli tirare le bottiglie? Ah, ecco, ho trovato, ragazzi, il Super Saiyan, ragazzi.
Ah, i comandi di Mortal Kombat praticamente. Ricorda un po' Street Fighter, ma cosa? Vediamo se ho altre. Perché gli tira le bottiglie? Non l'ho. Oh, io. Ehi, una tosca, dai. Ma perché para tutto? È troppo forte, è difficilissimo questo gioco. No, il panettone. La vuoi fare questa mossa finale? Ma basta, ragazzi. Ce l'ho fatta, ragazzi. Caio. Praticamente tira solo bottiglie. Marco Colombo. La sigla di Solletico, per chi se la ricorda. Oh, io. E questo gli faccio male. Ah, adesso fa pure il turbo. Oh, no, no. Non riesco a fare le mosse. Ah, ecco, glielo tiro qua. Lo faccio secco. Dai, 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 dai. Peccato che lui tira solo bottiglie, ragazzi. Mi sta. Perché? No, no. No, ragazzi, questa la devo vincere. L'ho ammazzato, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta. Passiamo al prossimo round. Farò solo due sfide per farvi vedere com'è il gioco. La ricerca della propria divinità interiore. Un percorso individuale che passa attraverso la figura di un maestro. Adesso andremo contro. Ma e che faccio? Vado in onda con. Contro Mediaset. E buonasera ai nostri. Ma che è un boss? Cos'è? Ah, è Berlusconator. Ma cosa? Come si fanno le mosse finali? Oh. Una mano lava l'altra. È fortissimo, ragazzi. Adesso muori. Un altro, ma... Oddio, ne ho buttato giù uno. È tipo una sorta di bonus, credo. Cos'è lì? Ma che è lì? Non riesco a capire. Devo tirare le bottiglie. Le tiro le bottiglie. Oddio mio. Ho fatto l'abisso. Oh mio Dio. No. No, no, richiuso, riapriamo. Mi sono sbagliato. Buonasera pubblico e buonasera a casa. Come state? No, ragazzi, mi è partito. Sì, vabbè, due. Non riesco a togliere le bottiglie. Vai! Grande! Mamma mia, ragazzi, ma come faccio a ammazzare il bestia? No, raga. Vai, vai, vai giù, ammazza quanti. No, non rifinirò mai questo stage. Ah, probabilmente devo arrivare a fine livello senza morire. Ma dai, 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 dai. No, ragazzi, mi sta facendo male il dito. Via, 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 via. Altri 6 secondi, altri 6 secondi li posso uccidere. Dai, 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 dai. E ce la fa, ragazzi, 36 uccisi di... Cosa che cazzo è? La cerca della propria divinità interiore. Percorso individuale. La strazza figura di un maestro. Già secondo me. Va bene, ragazzi. Ci fermiamo a lenticchia e basta. Non riesco a capire chi è. Ma perché mi insegno? Allora, ragazzi, questo lo facciamo secco. Guardate quanto è basso. Ah, mi sa che era quello di Solletico. Ecco chi era lenticchia. Quello di Solletico. Sei fottuto, lenticchia. Ma chi è? Dov'è? Sono uscito dallo schermo. E muori. Qualche ragazzino di Solletico. Non mi ricordo, ragazzi. Scusatemi. Pure sono negli anni 90. L'ho seguito Solletico. Dai che è morto. Vai che muore. Scureggio assassino. Ma perché? Ha più combo, ragazzi. Qualcosa di fantastico, ragazzi. Bene, ragazzi, per questo episodio è tutto. Non è finita qua. Vuole una seconda chance lenticchia. Adesso ti distruggo. Lenticchia è una pippa. Ho terminato. Berlusconator era più forte. Oh mio Dio. Prendi questo. Prendi questo. Vai, 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 vai. L'ha preso, l'ho preso. Dai, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Mamma mia, ragazzi. Scusate. Bene, ragazzi, sono portato in sole. Per questo episodio è tutto. Ci vediamo al prossimo episodio. Ciao. Contro Ballando con le Stelle.